Siamo qui da Tagoror, ve ne ho parlato, non potevo non farvela vedere, ed è la mega mega cartolibreria dove si comprano tutte le cose per le scuole, chi va a Corralejo. Come vedete funziona proprio, che a parte che c'è una marea di cose belle, ma qui c'è la fila al banchetto, quello appunto dici a che scuola va tuo figlio, a che classe, e ti danno la roba in automatico, quello che serve per, e appunto vabbè, poi tutto il mondo di cancelleria. Comunque, morale della favola, quello che vi volevo confermare è che sì, oltre alla spesa che vi ho detto dei materiali di cancelleria, eccetera, eccetera, i libri per il quarto costano totale 200 euro. Quindi metteteci quelli, 100 euro già spesi, le divise, sì, confermo che 350, 400 all'inizio dell'anno si spendono tutti. Siamo tornate all'Alpelle davanti a scuola. Caffè, tè freddo, colazione l'hai già fatta a casa. Siamo tutte contente che inizia a scuola. Sembrava tanto triste, in realtà è molto felice di questo ritorno. Oggi è tutta contenta. Facciamo sapere come va. Qualcosa da dichiarare? Come sarà questo nuovo maestro? Vedremo. È vero, sei fortissima. Quanto è grande questo zainone. Lì è impressionata io anche, perché tutta questa pianta per intero non c'era. Eccoci qua, Natalie, che è quella con lo zaino più grande in proporzione. Classi fatte, tra poco si entra, che emozione! Ecco qua che entrano le classi, Natalie è quella con lo zaino gigante, eccola. Ciao amore! Ciao amore! Buona Rosa lo sa, vale, io se lo dico al prof, también.